Questa rotta qui c'è una cammara d'aria nuova. Una volta queste valvole si sostituivano, si infilavano e poi c'era un dado con una rondella che li stringeva. Poi anche bucata qui. Ci vorrebbe nuova. Nel frattempo che la compriamo, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa con una riparazione, via. Qui c'è un massice con dei tip top e la valvola. Proviamo a rintestarla. Questo qui.
aspettiamo un po'. Ci soffio. Bisogna schiacciarla bene ai lati, deve riuscire a vulcanizzare la pezza con la camera d'aria. Ora vediamo la valvola. Con questa stringeremo. Adesso dovremmo mettere una rondella qui sotto, poi va inserita nella camera d'aria una controrondella per stringere la camera d'aria e il datarello. Prima la faremo un po' convessa a modo che vada a chiudere e a stringere bene con quella sotto, quindi con l'aiuto di un dado la metteremo sopra così e con un punteruolo battiamo sopra in modo che sarà fatta un po' convessa. Ecco fatto in questo modo qui. Però non essendo tutto un blocco la valvola, bisogna che mettiamo un po' di canapa qui all'inizio, altrimenti l'aria prenderà questo passaggio sotto qui. Allora dovremo fare in modo che la canapa qui blocchi l'aria che venga dall'interno della filettatura. Quindi ora mettiamo un po' di canapa e vediamo. In questo modo qui. Ecco,
Ora la rondella sta dentro, ci vuole un po' di forza, ma alla fine ci si riesce. Ora mettiamo la rondella che schiaccia. Stringiamo con le pinze. E vediamo se tiene. Ci aiutiamo adesso col compressore. Poi facciamo la prova se perde. Ecco, insomma, sembra che tiene, diamo un'altra stretta. Ecco qua. Qui c'è la pezza e finché non si compra nuova andiamo avanti un po' così. Mettiamo un altro radarello, quindi occorrono due radarelli. E ora andiamo con la pompa. Ecco.